Un secondo tema, un secondo spunto mi verrebbe, se volete, un po' polemico, dicendo che di agricoltura ne esistono di due tipi, c'è quella che piace e c'è quella che serve. Oggi, con grandissimo piacere, vedo che c'è anche un'agricoltura di terzo tipo, che è quella che piace e quella che serve. Mi spiego meglio, quella che piace è quella che viene spesso pubblicata sui giornali, che viene spesso trasmessa nelle trasmissioni, che dicono di essere a sfondo agricolo, che l'agricolo trovo ben poco, che è quella che vede assolutamente un'agricoltura così, se vogliamo, di altri tempi, che mira al Medioevo, che mira all'ingegnere che dopo non essere riuscito a fare il proprio mestiere, il fatto professionale, è andato a pascolare le capre a 2500 metri. E per carità, è encomiabile sviluppo della propria personale crescita anche spirituale, ma non è quella l'agricoltura che a me piace e che io ho il dovere di rappresentare. È una situazione personale che naturalmente va rispettata, ma che riguarda la sua situazione. Poi c'è anche, che so io, gli esempi se ne possono fare a centinaia, c'è l'agricoltura legata all'allevamento del piccolo pollaio rurale, c'è quella legata che so io, alla situazione assolutamente minimalistica di chi produce oli essenziali, partendo magari dalla raccolta manuale di erbe, nei boschi, e poi c'è quella che serve, che è quella che tendenzialmente io rappresento, e cioè quell'agricoltura che ha come compito quello di produrre cibo che sia ogni volta più buono, più salubre e che sia in quantità sufficiente a sfamare un pianeta che certamente avrà dei bisogni estremamente più importanti di quelli che oggi abbiamo, e cioè quell'agricoltura legata alla scienza, legata al progresso tecnologico, che è stata legata prima alla meccanica, poi alla genetica e oggi speriamo che prima o poi venga legata anche alle biotecnologie. E questa è un'agricoltura di altro tipo. Poi c'è quella che piace e che serve, che è quella rappresentata dall'agriturista. Piace perché naturalmente prende grande parte dell'agricoltura bucolica, se vogliamo, comunque dell'agricoltura tradizionale di altri tempi, ma in funzione di un'offerta che viene fatta a un pubblico che evidentemente vuole e cerca quella. E serve perché effettivamente in una situazione agraria, così come la vediamo oggi, la diversificazione all'interno dell'azienda agricola, e lo abbiamo visto in tantissime occasioni oggi, verso, verso il turismo, è assolutamente necessaria, perché se andiamo a guardare i prezzi dei prodotti agricoli oggi, tranne pochissimi, sono assolutamente insomma, deprimenti. Quindi avere oggi avuto questa impressione di aver collegato veramente l'impresa agricola, intesa come impresa, con anche il bisogno della gente di vedere cose, se vogliamo, anche antiche o tradizionali, ma che comunque riveste un'offerta a un pubblico che la richiede e che quindi assolutamente deve essere data nel modo più professionale, nel modo più creativo, nel modo più fantasioso possibile.